È iniziato Opera Seme Festival 2023 con due masterclass di pregio, con il mezzo soprano Blighty Gazer della Metropolitan Opera di New York e con il baritono Mario Cassi, aretino con all'attivo riconoscimenti ed interpretazioni in tutto il mondo. Sono stati dei giorni molto intensi, aperti alla città, anche al pubblico che poteva assistere a vedere come si crea la formazione di un cantante, insomma, quello che c'è dietro le quinte. Saranno 4 giorni di eventi dedicati al mondo dell'opera, per la prima volta ad Arezzo, che vedono come protagonisti 22 cantanti americani. Io vorrei ringraziare una persona, Matthew Schloniger, che ormai da 4 anni lavora con noi su questo programma della Friends University, e quindi ci sono stati contatti continui, noi lavoriamo durante tutto l'anno per poter arrivare a creare quello che poi creiamo con i ragazzi, dare veramente la possibilità ai giovani di potersi esprimere, di poter avere delle esperienze di questo tipo in dei luoghi storici come il Teatro Vasariano, come il Teatro Petrarca, che a 20 anni, 21 anni sarà un'esperienza per loro che porteranno per tutta la vita con sé. Tra gli appuntamenti più attesi, l'opera completa Giulio Cesare d'Egitto, in programma venerdì 21 luglio al Teatro Vasariano, gran finale invece sabato 22 luglio al Teatro Petrarca con scene d'opera e poi l'opera completa Suor Angelica con i giovani cantanti statunitensi e la musica di Oida.